Ripartiamo con la prima sessione, diamo il benvenuto ad Angelo Riccaboni, in collegamento dovremmo avere Fabrizio De Rosa e Franco Battaglia. Buongiorno, dovrebbero essere in collegamento. Al professor Battaglia, se mi sente professore? Bene, allora in attesa di perfezionare l'introduzione al tema con il nostro filmato. Parliamo di finanza sostenibile, ma cosa significa esattamente? Il termine finanza è ormai ben noto e consolidato, ma sostenibile? Qui è utile spendere qualche parola in più. Quando parliamo di finanza sostenibile, ci riferiamo ad un approccio finanziario che considera nel processo decisionale di investimento non solo aspetti economici, ma anche fattori ambientali, sociali e di governance, conosciuti come criteri ESG. Questo significa orientare i capitali verso attività e progetti che promuovono la sostenibilità a lungo termine. In altre parole, la finanza sostenibile applica i principi dello sviluppo sostenibile al settore finanziario. Ma esploriamo meglio i fattori ESG. I fattori ambientali includono elementi come la mitigazione dei cambiamenti climatici, la transizione verso la neutralità climatica, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione dell'inquinamento e lo sviluppo dell'economia circolare. I fattori sociali riguardano temi come l'inclusione sociale, la lotta alle disuguaglianze, le relazioni lavorative, gli investimenti nella formazione e il benessere collettivo, oltre al rispetto dei diritti umani. Infine, il governo societario, fondamentale per garantire che le istituzioni, sia pubbliche che private, integrino queste considerazioni ambientali e sociali nelle loro decisioni strategiche. Investire tenendo conto dei fattori ESG significa scegliere imprese che adottano pratiche sostenibili, promuovono i diritti umani, rispettano standard lavorativi adeguati, tutelano l'ambiente e combattono la corruzione. In sostanza, è un impegno verso gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici. Ma dal punto di vista pratico, il sistema finanziario è davvero pronto a recepire queste indicazioni? Siamo capaci di definire chiaramente cosa significhi sostenibilità evitando influenze di parte? E le aziende? Qual è la loro posizione su questi temi? Ci sono diverse domande e perplessità. Insomma, dobbiamo far chiarezza. Perché questo tema è così rilevante? Quello di oggi è un argomento centrale per il futuro delle imprese e il futuro potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Sviluppare una sensibilità ambientale strettamente connessa alle dinamiche economiche e finanziarie non è solo importante, ma essenziale. È un tema che influenza e sarà influenzato da molte variabili. Per questo motivo è necessario un metodo condiviso e ben definito per affrontare la questione, dato il peso e la complessità dei valori in gioco. Il nostro obiettivo oggi è ascoltare attentamente e riflettere, perché qui non siamo interessati a semplici dichiarazioni di principio, ma a soluzioni concrete ed applicabili. Solo così possiamo andare oltre le belle parole e raggiungere risultati tangibili. Produttiva, crediamo che possa aver dato degli spunti di riflessione e quindi diamo nuovamente buongiorno al professor Battaglia. Professore, in linea? È collegato? Sì, io sono collegato, buongiorno, però non abbiamo sentito nulla del servizio, va bene. Eccoci, grazie, buongiorno, ben trovato. Prendendo spunto un po' anche dal titolo, dai nostri ragionamenti, ecco, sue considerazioni sugli indici climatici, se effettivamente possono rappresentare bene le ipotesi di rischio ambientale, cioè se tramite questi indicatori ci possiamo effettivamente rendere conto di quello cui dovremmo far fronte e andiamo incontro. Buongiorno, guardi, io sono portavoce di Clintel Italia. Clintel è un'organizzazione internazionale, 2000 scienziati, geologi, geofisici, climatologi, tra cui due premi Nobel per la fisica, hanno scritto una dichiarazione da alcuni anni fa, 5 anni fa, titolata "Non vi è alcuna emergenza climatica". Quindi questa storia dell'emergenza climatica, soprattutto legata alle emissioni di CO2,
è semplicemente una colossale impostura degli ultimi 30 anni. Io scrivevo, ho scritto per il giornale già dal 1999, ora scrivo per La Verità da alcuni anni. No. Posso sentire uno che dice queste cose qui? Allora lei se cortesemente mi fa parlare, poi lei avrà modo di parlare lei, credo, no? Allora, sto dicendo che ci sono 2000 scienziati nel mondo che dicono quello che ho detto io. Il clima del pianeta è governato da decine di parametri. Pensare di poterlo governare controllando un solo parametro, che sono le emissioni di CO2, e chi è che conosce un po' la chimica fisica sa benissimo che non è possibile che la CO2 sia un gas climatico, no? Chi è che conosce un minimo di scienza, no? Uno scienziato sa benissimo che le cose non stanno così. Allora, di conseguenza, poi cosa c'è? Allora, se posso parlare senza essere interrotto cortesemente, c'è quindi un minimo di educazione. Nessuno la sta interrompendo, no, scusi, nessuno la sta interrompendo. In questo momento mi sta interrompendo. No, scusi, lei mi dice che la interrompo, la lascio, gli dico che non è vero. Se lei racconta delle. Lei mi sta interrompendo, se io non dico che qualcuno mi interrompe, se nessuno mi interrompe, allora benissimo. Allora, la questione è semplicemente questa: la CO2 non c'entra niente, il mercato della CO2 è una colossale impostura, no? E il punto è che se naturalmente i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, l'uomo ha il dovere e il diritto di poterli controllare, non pensando di mitigare il clima, che è impossibile, perché il clima è dettato dal sole, dalle correnti suboceaniche, da tante altre cose che sono fuori dal controllo dell'uomo. Quello che invece deve essere fatto è avere prima la disponibilità di energia abbondante a buon mercato per fare tutte quelle azioni che sono sostanzialmente il controllo del territorio e il controllo delle acque, quindi dare il denaro del PNRR anziché ai parchi fotovoltaici, darlo ai geologi e agli ingegneri per costruire tutto ciò che l'uomo può costruire, dalle dighe, invasi, casse di espansione, argini e quant'altro, secondo la migliore scienza dell'ingegneria idraulica, per controllare le acque. L'Italia è uno dei paesi più piovosi d'Europa. Non vi è alcuna ragione che nei periodi di siccità la siccità sia sentita dagli agricoltori come un problema. Perché se le acque sono opportunamente raccolte quando piove, e piove tanto, soprattutto in alta montagna, e poi distribuite adeguatamente soprattutto nei giorni quando non piove, in modo tale da irrigare i campi, si evita la siccità, si evitano le alluvioni, si evita la dispersione di acque preziose in mare e si evitano i disastri. Di conseguenza la questione climatica deve essere affrontata in modo totalmente diverso da come la sta affrontando oggi l'Unione Europea. Grazie professore, ovviamente ecco, diversi modi di vedere le cose, ecco, su questo insomma mi scuso se c'è stata l'introduzione, ma era derivata soprattutto da un rumore di fondo. Alla dottoressa Fabrizia De Rosa, che spero anche essa sia collegata. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ben trovata, grazie a lei. Ecco, si parlava sempre di indicatori climatici e quindi si è parlato molto spesso anche di CO2 e l'assorbimento. Ecco, su questo aspetto qua, se ci può fare una sottolineatura sulle diverse metodologie di assorbimento che ci sono e che sostanzialmente stanno trovando applicazione. Sì, allora, come sappiamo, l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ci dice che noi, oltre a ridurre le emissioni di CO2, dovremmo anche rimuoverle dall'atmosfera se vogliamo ambire ai target di Parigi. E questa informazione è una cosa che viene richiesta anche dalle aziende in Europa attraverso la nuova direttiva per la Sustainability Reporting, che in Italia andrà ad abbracciare intorno a 4.000 aziende, a cui verrà richiesto che se comprano crediti di carbonio, quindi progetti di mitigazione per il cambiamento climatico, che non viene solo attraverso la riduzione e l'assorbimento della CO2, ma anche attraverso altri co-benefit,
viene richiesto appunto se questi crediti sono di tipo di rimozione o di riduzione, perché è molto importante anche per i nostri obiettivi net zero. Di riduzione cosa vuol dire? Di riduzione vuol dire che sono progetti che hanno evitato le emissioni in atmosfera, come potrebbe essere un progetto di protezione di foresta nativa, che sono comunque degli ecosistemi fondamentali per il nostro pianeta, non solo perché sono uno stoccaggio della CO2, ma per altre funzioni, tra cui anche quello dell'acqua, come a cui ci tiene particolarmente anche il nostro ospite. E poi ci sono dei progetti di rimozione della CO2, che quindi vanno a rimuovere la CO2 che è già presente in atmosfera, come potrebbe essere un progetto di riforestazione, ma anche un progetto di carbon farming, quindi di andare a stoccare, a prelevare la CO2 dall'atmosfera e andarla a immagazzinare nello suolo. Ad esempio noi abbiamo anche un progetto che si chiama Life BTKs nella provincia di Siena, dove andremo a implementare delle pratiche agricole più sostenibili che faranno in modo di immagazzinare più CO2 nel suolo, insieme al partner CREA e Image Line e attività appunto le aziende partner vitivinicole. Abbiamo questo obiettivo di assorbimento della CO2 anche attraverso il carbon farming in Italia. Grazie e salutiamo nuovamente il professor Riccaboni, buongiorno di essere qua. E c'era un passaggio legato anche alla scheda introduttiva che magari ho visto attratto l'attenzione, e poi c'era un'altra sottolineatura che magari... Sì, no. Grazie dell'invito, ringrazio il Presidente di Confagricoltura Siena e il Dottor Caricchioli per questo invito. Vorrei cominciare facendo i complimenti innanzitutto a Massimiliano Giansanti, il Presidente di Confagricoltura Italia, che è stato recentemente nominato presidente di COPA, che è l'associazione che riunisce tutte le associazioni degli agricoltori europei. Credo che sia un bel risultato per l'impegno che Massimiliano ha sempre esercitato sui temi dell'agricoltura, ma insomma è anche un riconoscimento all'Italia. L'Italia che è una superpotenza del cibo. Io questo l'ho imparato dai miei amici del Ministero degli Affari Esteri con i quali collaboriamo. Ci sono pochi temi sui quali siamo veramente forti. Dove siamo veramente forti è questo. Ricordiamo che il nostro sistema agroalimentare concorre per 64 miliardi alle esportazioni, cioè le esportazioni agroalimentari sono pari a 64 miliardi sicuramente di euro all'anno, e sicuramente arriveremo verso i 100. Quindi è un settore molto importante. Recentissima analisi da parte del Censis ha dimostrato che il settore agroalimentare è il primo settore economico d'Italia. Partiamo da questo. Sulla base di quello che abbiamo fatto finora possiamo addormentarci sugli allori? No, perché i competitor sono molto forti, c'è un grande fermento sul settore agroalimentare in tutto il mondo, quindi bisogna andare avanti. Sicuramente andare avanti vuol dire anche avere a che fare con le sfide della sostenibilità. Io esprimo il mio completo dissenso rispetto a quello che è stato detto dal professor Battaglia prima che mi ha preceduto. Giustamente la dottoressa De Rosa ha ricordato l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che ha messo in evidenza tre cose: che sicuramente la situazione è grave, che sicuramente la responsabilità è dell'uomo e che il costo del non agire sono maggiori del costo dell'agire. Sono d'accordo con lui che non c'è soltanto il tema delle emissioni, ma c'è anche sicuramente il tema delle emissioni, però ognuno la pensa come vuole, io la penso radicalmente diversa, e quindi vorrei questo che fosse ben chiaro. Detto questo, cosa dobbiamo fare? Anche io sono un economista aziendale, mi occupo di questo tema ormai da tanti anni. Dobbiamo aiutare le imprese in questi passaggi, perché le imprese, specialmente quelle piccole e medie, come cultura, come accesso all'ecosistema dell'innovazione, ovviamente è difficile. Per esempio, una grande risposta è quella data anche grazie al PNRR. Il PNRR ha finanziato, sta finanziando un programma che si chiama Agritech a livello nazionale, con 9 SPOC impegnate su queste tematiche, quindi ora non posso certo dilungarmi su cosa sta facendo Agritech, ma certamente durante il 2025 ci saranno occasioni di presentare. Io con Confagricoltura, per esempio, abbiamo un cantiere aperto per far vedere quali sono le soluzioni che vengono fuori da questo importante impegno. Io coordino uno dei 9 SPOC che tratta proprio di tracciabilità, misurazioni, di carbon farming, carbon credit, che è un argomento molto importante.
Però vorrei dedicare due parole soltanto a un tema che fa parte di questi argomenti, molto concreto, perché saranno concrete le soluzioni che stiamo ora individuando nell'ambito di Agritech. Tra l'altro il 27 novembre a Roma alle 2 presso la sede di Save the Children in centro a Roma ci sarà la presentazione delle soluzioni che stiamo definendo. Ma giustamente il dottor Cavicchioli ci ricorda di essere quanto mai concreti. Allora, la concretezza sarà le soluzioni che nell'ambito di Agritech saranno presentate già per esempio in quell'occasione, ma anche soluzione concreta è per esempio la certificazione. Giustamente i regolatori, gli investitori, le banche, sentirete parlarne più tardi qui, i consumatori in modo particolare, chiedono che l'impresa sia sostenibile. Ma giustamente la CLIP diceva, come faccio a capire se sono sostenibile oppure no? Tra l'altro nella regolazione europea ci sarà in corso la redazione di una direttiva sui green claims che aiuterà su questo. Ma uno dei modi per essere sicuri che l'azienda è sostenibile, per esempio, sono le certificazioni. Quindi vedremo nel prossimo futuro una fiorire di certificazioni, perché non possiamo pensare che il consumatore autonomamente capisca bene le cose, è una questione di difficile anche da... Quindi il settore agroalimentare, per le imprese del settore agroalimentare ci sono due certificazioni, una per il vino che si chiama Equalitas e una che riguarda invece tutto il resto del settore che si chiama Equiplanet. Lo dico perché è importante far capire ai consumatori che si sta andando in questa direzione e quando si parla di finanza sostenibile, che mi sembra il focus di questa giornata, beh, certamente la finanza si sta impegnando su questi temi, non perché la finanza è buona, come giustamente è stato detto, ma perché il regolatore europeo sta spingendo in questa direzione. Ed è un bene che lo faccia, perché specialmente per le imprese italiane, se non c'è una spinta, rischiamo di rimanere indietro. E qui chiudo, perché altrimenti il nostro moderatore giustamente... Dico soltanto questo, attenzione, perché qualcuno pensa che si possa rallentare o si possa bloccare il fenomeno, il percorso della sostenibilità. Uno lo può anche fare, le aziende lo possono fare, peccato che negli altri paesi si sta andando avanti e poi magari fra 5 anni, 10 anni si troveranno molto peggio le aziende che non hanno compreso che il percorso della competitività è anche il percorso della sostenibilità. Questo magari dopo lo riprendiamo perché è un aspetto sicuramente molto molto importante. Qualche minuto, qualche secondo di pubblicità.